Scelte di vita di Giovanni Verga. Questo brano è situato al centro del romanzo I Malavoglia. È un brano centrale anche da altri punti di vista, cioè centrale perché ci fa capire proprio il cuore di questo romanzo, di questo messaggio, del messaggio di questo romanzo è il seguente. Nella vita vale la pena di seguire la tradizione, e quando si segue la tradizione comunque si sa che strada si sta intraprendendo, perché tante generazioni prima di noi hanno seguito questa strada, oppure vale la pena di rischiare, di cambiare, e questo potrebbe portare a un miglioramento, ma potrebbe portare anche a un peggioramento. Queste sono le scelte di vita che si contrappongono chiaramente in questo romanzo. Tant'è vero che il romanzo terminerà proprio con Ntoni, che è protagonista anche di questo brano, che deciderà di andarsene via, di non ritornare nella casa del Nespolo. Ma andiamo con ordine. Diciamo che Ntoni è il nipote di padron Ntoni. Ntoni ha fatto il servizio militare a Napoli. Andando a Napoli, in una città decisamente più viva e vivace di Acitrezza. Acitrezza è questo paesino, diciamo, vicino a Catania, un paesino sulla riva del mare, un paesino di pescatori, in cui la gente vive nello stesso modo da secoli, è molto ristretto come ambiente. Lui invece è andato a Napoli, ha fatto servizio militare, ha avuto conosciuto tante persone, tante cose, tante esperienze, no? Poi è ritornato alla Acitrezza, non si è trovato più bene nel paese di origine. Ha continuato nel suo cuore a rimanere con l'idea nella città, no? di fare qualcosa di grande, di nuovo, di diverso. E questa è la situazione proprio che si viene a creare e che viene descritta in questo brano. Il peggio, disse infine Mena, è spatriare dal proprio paese, dove fino ai sassi vi conoscono, e deve essere una cosa da rompere il cuore e lasciarseli dietro per la strada. Beato quell'uccello che fa il nido al suo paesello. La Mena è una sorella di Ntoni, e lei, in quanto donna, non ha fatto il servizio militare, e lei è rimasta sempre in famiglia, e lei condivide quindi la mentalità tradizionale della famiglia, la mentalità tradizionale di suo nonno. Anche lei, come suo nonno, termina spesso le frasi con un bel proverbio. Ecco, prima stavamo parlando delle scelte tecniche, delle tecniche linguistiche del verismo. Come vedete non c'è il dialetto siciliano, però diciamo che viene italianizzato, no? Il pubblico dei lettori non avrebbe potuto comprendere questi proverbi nella loro versione originale in siciliano, quindi vengono italianizzati questi proverbi, no? E comunque rappresentano, il proverbio rappresenta proprio questa mentalità tradizionale. Il proverbio rimane sempre uguale nel corso delle generazioni e non cambia assolutamente. Brava Sant'Agata, conchiuse il nonno, questo si chiama parlare con giudizio. Il nonno, padron Ntoni, approva quello che ha detto la nipote. Questa nipote era una tipa talmente devota, pia, tranquilla, serena, pacifica, che veniva chiamata la Sant'Agata, no? Come appunto il suo soprannome. Sì, brontolò Ntoni, intanto quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il panico, e quando arriveremo a recuperare la casa del Nespolo dovremo continuare a logorarci la vita da lunedì a sabato e saremo sempre da capo. Invece il nipote ha un modo di vedere le cose completamente diverso. Dice: noi dobbiamo sgobbare, dobbiamo lavorare, faticare da lunedì a sabato, tutti i giorni, tranne la domenica, no? Quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il panico, ci mancherà il miglio, cioè vuol dire non ci godremo la vita. Noi stiamo lavorando e sudando per ricomprare la nostra stessa casa. Qui dobbiamo spiegare un piccolo antefatto. Il padre di Ntoni, Bastianazzo, era morto perché nel corso di un naufragio, il naufragio della barca, la barca che si chiama un po' ironicamente la Provvidenza, no? Con un carico di lupini, era affondata nel mare, e così erano morti
Bastianazzo è un fratello di Ntoni. E adesso tutti quanti loro dovevano fare il loro solito mestiere di pescatori, peggio di prima perché non c'era l'aiuto di queste due braccia forti, e dovevano in questo modo ricomprarsi la loro stessa casa, perché, perché avevano, per fare questo, questo viaggio, questo carico di lupini, avevano chiesto dei soldi in prestito, pignorando la loro casa. Siccome poi la nave era affondata, allora praticamente la casa era diventata di questo usuraio che aveva prestato loro i soldi, no? E adesso per riprendersi la casa dovevano lavorare e sgobbare da lunedì a sabato. Oh, tu che non vorresti lavorare più, cosa vorresti fare? L'avvocato? Allora dicono a Ntoni, tu cosa vorresti fare? Non vorresti più lavorare? Vorresti fare la bella vita, vorresti fare l'avvocato, ovviamente l'avvocato si intende un lavoro quindi poco pesante, no? Per una mentalità tradizionale di questa povera gente, di questi pescatori, fare l'avvocato è visto un po' come uno che riesce a, come dire, a godersi la vita, soprattutto sulle disgrazie degli altri campa, e campa bene, no? Perché quando uno va dall'avvocato, abbiamo visto anche nella giara, no? Per le sue disgrazie, dove devo pagare, e poi oltretutto comunque spesso le sue cose non vengono risolte. Io non voglio fare l'avvocato, brontolò Ntoni, e se ne andò a letto di cattivo umore, ma da allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri. Cioè, quindi invidia la vita dei borghesi che lui ha conosciuto, vi ho spiegato prima, nel corso del servizio militare. E la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, che secondo lui non portavano da nessuna parte. Ma notate, le chiacchiere senza sugo, chi è che lo pensa? Che sono senza nessun, come dire, che sono inconcludenti. Chi è che pensa questa cosa? La pensa il narratore, la pensa Giovanni Verga. Ma no, la pensa Ntoni. E allora come si chiama questa tecnica che viene utilizzata in questa frase, chiacchiere senza sugo, si chiama? Diamo un po', diamo un più. Si chiama discorso indiretto libero. Oh, ecco, in questo proprio un esempio tipico del discorso indiretto libero. Cioè, è il pensiero del personaggio, del protagonista, non il pensiero del narratore. Si metteva sull'uscio con le spalle al muro a guardare la gente che passava e digerirsi la sua mala sorte, quindi ce l'aveva su con tutto e con tutti Ntoni, e invidiava la sorte degli altri, il destino degli altri. Almeno così si riposava per il giorno dopo, che si tornava da capo a fare la stessa cosa, al pari dell'asino di compare Mosca, il quale, come vedeva prendere il basto, gonfiava la schiena aspettando che lo bardassero. Qua ci può venire in mente il Rosso Malpelo, anche là vi ricordate che l'animale, la condizione dell'uomo e la condizione dell'animale è simile, soprattutto quando, come capita a Ntoni, l'uomo deve lavorare, sgobbare dalla mattina alla sera, andare al largo a pescare. Carne d'asino, borbottava, ecco cosa siamo, carne da lavoro. E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia. Basta, sono stanco anch'io però di chi chiacchiera, chiaro? Era stanco di quella vitaccia e voleva andarsene a far fortuna come gli altri, tanto che sua madre, poveretta, l'accarezzava sulle spalle e l'accarezzava pure col tono della voce, con gli occhi pieni di lacrime, guardandolo fisso per leggergli dentro e toccargli il cuore. La madre, Maruzza la Longa, la vedova, è comprensiva nei confronti di suo figlio, cerca in tutti i modi di consolarlo, ma non può esserci comunque conciliazione fra chi ha un modo di vedere le cose e chi ne ha uno completamente diverso. Ma ci diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro, e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. Ntoni ha i suoi progetti, vorrebbe realizzare chissà che cosa, magari in città, no? La povera donna non chiudeva occhio in tutta la notte, inzuppava di lacrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse e chiamò il nipote fuori dall'uscio accanto alla cappelletta per domandargli cosa avesse. Allora, tutti questi progetti strani tormentano la madre di Ntoni. Diceva, questo qua cosa vuole dalla vita? Pensate che lei non riusciva neanche a dormire, e il nonno si è accorto di tutto questo. Allora prende il nipote da parte e gli chiede, orsù, che c'è di nuovo? Dillo a tuo nonno, dillo. Ntoni si stringeva nelle spalle, ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo e sputava e si grattava il capo cercando le parole.
Sì, qualcosa ce l'ha in testa, ragazzo mio. Qualcosa che non c'era prima. Per favore, Anastasia, metti via, stai zitto e ascolta. Chi va coi zoppi, all'anno zoppica. Vuol dire che, il proverbio che ben conoscete, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, nella versione siciliana vuol dire che col tempo uno, all'anno vuol dire, dopo un certo periodo di tempo, si comporta esattamente come la persona che gli sta accanto. Allora Antoni che cosa risponde? Dice, cioè che sono un povero diavolo, ecco cosa c'è. Che cosa c'è? Tu mi chiedi, caro nonno, che cosa c'è, che cosa ho? Ecco che sono un povero diavolo. Beh, che novità, e non lo sapevi. Sei quel che è stato tuo padre e quel che è stato tuo nonno. Più ricco in terra chi meno desidera, meglio contentarsi che lamentarsi. Altri proverbi che rappresentano questa mentalità. Certo che tu sei un povero diavolo, lo sono stato io che sono tuo nonno e l'è stato tuo padre. E beh, e questo cosa vorrebbe dire? Conviene comunque accontentarsi di quello che si è. Bella consolazione, risponde Ntoni. Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra. Almeno non lo dire a tua madre. Non farla soffrire ulteriormente. Mia madre, era meglio che non mi avesse partorito mia madre. Sì, accennava padron Ntoni, sì, meglio che non ti avesse partorito se oggi dovevi parlare in tal modo. Ve l'ho detto, non c'è conciliazione, non c'è possibilità di conciliazione fra questi due modi di vedere la vita completamente diverso. È vero, è meglio davvero che sarebbe stato meglio se tu non fossi nato se la pensi in questo modo. Ntoni per un po' non seppe che dire. Ebbene, esclamò poi, lo faccio per lei, per voi e per tutti. Voglio farla ricca, mia madre. Ecco cosa voglio. Adesso ci arrabbattiamo con la casa e con la dotte di Mena. Ecco, non erano nemmeno in grado di garantire a Mena una dote per potersi sposare. Poi crescerà Lia, che è la più piccola delle sorelle. E un po' che le annate andranno scarse, staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita, voglio cambiare stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti. Alessi è il più giovane invece dei fratelli. Padron Ntoni spalancò tanto d'occhi. Dice, ma cosa sta dicendo questo qua? E andava ruminando quelle parole come per poterle mandar giù. Ricchi, diceva, ricchi. E che faremo quando saremo ricchi? Se non riesci neanche a immaginare cosa può significare essere ricchi. Il nonno, padron Ntoni, ha sempre vissuto quell'esistenza e non riesce neanche a figurarsi un'esistenza diversa rispetto alla sua. Ntoni si grattò il capo e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. Faremo quel che fanno gli altri, non faremo nulla, non faremo. Ntoni ha visto i borghesi, ha visto come vivono loro, dice, cosa fanno gli altri? Non fanno nulla, no? Andremo a stare in città, a non far nulla e a mangiare pasta e carne tutti i giorni. Ecco lo stile di vita, il progetto, il sogno di vita di Ntoni. Va, bastarci tu in città, per me io voglio morire dove sono nato. E pensando alla casa dove era nato e che non era più sua, si lasciò cadere la testa sul petto. Ecco, la cosa che addolora profondamente padron Ntoni è il fatto che la loro casa, la casa di famiglia, non è più loro, l'hanno dovuta dar via, no? È la cosa che tormenta padron Ntoni, e loro stanno lavorando per questo. Mentre invece Ntoni pensa di andare in città. Non capisce niente, pensa. Tu sei un ragazzo e non lo sai, non lo sai. Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo letto e il sole non entrerà più dalla tua finestra. Lo vedrai, te lo dico io che son vecchio. Cerca di convincere il nipote, cerca di farlo immedesimare nella sua situazione, la situazione di un uomo che ha sempre vissuto in una casa e che adesso invece è costretto a vivere in un posto diverso. Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse padron Ntoni, col dorso curvo e dimenava tristamente il capo. Ad ogni uccello il suo nido è bello, altro proverbio che spiega come vale la pena di vivere in maniera tradizionale. Poi ancora, vedi quelle passere, le vedi? Hanno fatto il nido sempre colà e torneranno a farcelo e non vogliono andarsene. Vedi, guarda, è così che bisogna vivere, no? Bisogna vivere nel posto in cui ti trovi e non pensare di vivere chissà dove.
Io non sono una passera, io non sono una bestia come loro, rispondeva Ntoni. Io non voglio vivere come, come un cane alla catena, come l'asino di compare Alfio o come un mulo da bindolo. Insomma, diciamo che litigano fra di loro. Andiamo a vedere proprio come termina il brano. Il brano termina in questo modo, direi, molto significativo. Dice: in conclusione, Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il cuore ce l'aveva buono come il pane. Cioè litigano, si mettono a piangere fra di loro, no? Si vogliono bene, però dice, attenzione, ma il giorno dopo tornò da capo. Questo è fondamentale come termina questo racconto, perché ci dimostra che lui comunque non si era assegnato. Il giorno dopo tornerà nuovamente con le sue... poi le cose che accadranno in seguito nel romanzo dimostreranno questa sua insoddisfazione non è stata placata, e lui cercherà in tutti i modi di fare qualcosa di nuovo, di diverso, e poi sarà punito per questo suo tentativo di andrà persino in prigione per questo motivo qua. E poi quando finalmente i Malavoglia riusciranno a riscattare la casa del Nespolo e lui chiederà di essere riaccolto in casa, gli faranno capire che non è più possibile e lui sarà costretto ad andare via da quella casa definitivamente. E così termina il romanzo dei Malavoglia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.